C'è un rapporto tra la vita reale e la vita ricostruita nel film che molte volte è veramente superiore ad ogni attesa. Il 15 novembre del 1922 nasce a Napoli Francesco Rosi. Destinato a scrivere alcune delle pagine più belle del cinema italiano, Rosi iniziò nel 1948 come assistente di Luchino Visconti e fu proprio Visconti a scoprire che il ragazzo era portato per la scrittura cinematografica, coinvolgendolo nella stesura del suo film Bellissima con Anna Magnani. È però negli anni 60 che Rosi inaugura un filone cinematografico tutto suo, quello dei film d'inchiesta. Si parte con Salvatore Giuliano del 1962, malavitoso e bandito siciliano, la cui esistenza è raccontata attraverso una serie di lunghi flashback anticronologici. Il film colpisce nel segno e Rosi ottiene l'Orso d'Argento al Festival di Berlino e il Nastro d'Argento come miglior regista. L'anno successivo, poi, arriva il suo capolavoro, Le mani sulla città, che esplora le collusioni esistenti fra organi dello Stato e lo sfruttamento edilizio partenopeo. La pellicola ottiene il Leone d'Oro al Festival di Venezia, ma anche due candidature ai Nastri d'Argento. Da Uomini contro sul tema della Grande Guerra al Caso Mattei, da Lachi Luciano a Cadaveri Eccellenti fino alla Tregua, l'unico momento di stacco da questo genere di cinema impegnato arriva con una perla favolistica, C'era una volta, del 1967, che vede come protagonista Sofia Loren. Il maestro si spegne a Roma nel 2015, all'età di 92 anni. Nella sua lunga carriera è osannato come uno fra i maggiori talenti della sua generazione, carico di chiarezza e onestà intellettuale. Meritatissimo, il Leone d'Oro alla carriera ottenuto in occasione della 69esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Caro Franco, noi ti ringraziamo per la lezione di rigore, di coerenza che ci hai dato. Ed è per questo che non sapremo mai fare a meno dei tuoi film.